Al via la rassegna Ci conosciamo, promossa dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il primo di questa serie di incontri ha visto un botta e risposta tra il giornalista Paolo Mieli e i giovani migranti e le seconde generazioni aderenti alla rete NIAR, impegnata a contrastare ogni tipo di pregiudizio e discriminazione. Il dibattito si è focalizzato sui temi dell'integrazione razziale e della lotta alle discriminazioni e di come vengono affrontati dal mondo dell'informazione e della comunicazione. La rete NIAR nasce da un progetto dell'UNAR, quindi Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e ha come obiettivo quello di coinvolgere attivamente giovani a partecipare in attività di prevenzione e lotta alla discriminazione, di tutti i tipi di discriminazione. Ha una sua community online all'indirizzo www.reteniar.it e poi si articola anche con eventi veri e propri in cui i ragazzi spesso sono loro promotori e poi realizzatori di iniziative che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare alla lotta al razzismo, anzi a tutti i tipi di razzismi. In che modo il mondo dell'informazione e della comunicazione rischia di cadere in atteggiamenti discriminatori? Rischia di cadere in atteggiamenti discriminatori se non ascolta, se non ha un obbligo, se non si dà un obbligo di ascoltare, di stare attenta al mondo dell'informazione, alle sollecitazioni che vengono da chi viene da fuori. Se le considera con superiorità, con alterigia, a quel punto rischia di produrre degli errori che sono figli di errori che ha sempre compiuto. Nel passato non ci si faceva caso, adesso è venuto il momento di farci caso. Ha già avuto modo di confrontarsi con giovani di seconda generazione. Quali sono le principali problematiche che si trovano ad affrontare? In che modo possiamo rispondervi? Loro parlano soprattutto e lamentano il modo in cui i giornali o li ignorano o trattano delle loro vicende con una terminologia e con un eccesso di semplicità che contribuisce a lasciare le cose come stanno, se non a peggiorarle. Vale anche nei confronti delle persone che ho incontrato oggi, bisogna ascoltare, ascoltare e ascoltare ancora. Difficoltà vere e proprie non ci sono, questa è la problematica, che è tutta una situazione ambigua. Cioè, sei un ragazzo speciale perché sai parlare l'italiano, ma sei anche nero, però dall'altra parte tu sei nero, quindi non puoi essere italiano. Quindi questa ambiguità è quello che, tra virgolette, noi sentiamo addosso. Se noi avessimo una situazione che è molto più chiara, penso che sapremmo cosa affrontare. Invece noi, oggettivamente, chiaramente, non abbiamo un punto per cui sfondare, una battaglia per cui fare. Noi abbiamo tantissime cose che ci danno fastidio, tra cui è questa situazione che non è chiara: sono italiano, non sono italiano, sono del mio paese di origine, non sono del mio paese di origine, cioè non ho una patria, un individuo per essere felice, per avere quello di cui ha bisogno, deve avere una patria, deve avere dei concittadini, e questa felicità purtroppo a noi non è chiara e non l'abbiamo al 100%. Questo è solo il primo di una serie di incontri che coinvolgeranno altri autorevoli esponenti del mondo della comunicazione, volti a mettere in luce gli errori di un linguaggio stereotipato che attraversa i giornali, ma anche TV, cinema e pubblicità.